Noi non dimentichiamo, più che uno slogan, è un urlo di dolore. Il Comitato Nazionale Familiari Vittime racchiude le associazioni nate dopo alcuni dei disastri italiani che più hanno colpito l'opinione pubblica, ma che nonostante questo rischiano di essere dimenticati e di non ottenere giustizia. L'Ilva di Taranto con i suoi morti causati dalla diossina, il processo Eternit conclusosi con una prescrizione tombale, il disastro di Viareggio, la scuola devastata da un aereo militare a Casalecchio sul Reno, la scuola di San Giuliano di Puglia. Tra le riforme che più spesso vengono evocate è quella sulla giustizia e sul reato di prescrizione in particolare. Noi abbiamo il dovere di non dimenticare, ma abbiamo il diritto di far valere i nostri diritti, nel senso che oggi in Italia purtroppo la giustizia non va verso i cittadini, non va verso l'uomo qualunque, ma verso i potenti. Noi abbiamo il dovere, e questo rappresenta oggi l'inizio di un qualcosa che andrà oltre questo incontro, perché noi non molleremo. Le parole di Renzi sono state chiare nel Presidente del Consiglio, dove dice: se la prescrizione è un reato, va modificata. In quel terribile 31 ottobre di 13 anni fa, Antonio Morelli, così come tanti altri genitori, non ha soltanto incontrato il dolore più grande per un essere umano, quello della perdita di un figlio. Da allora è iniziato un percorso ancora più difficile e devastante per ottenere giustizia ed essere certi che un disastro simile non possa ripetersi. La nostra battaglia è stata per la sicurezza nelle scuole, ma soprattutto perché nessun genitore, nessun familiare pianga più i suoi figli in una scuola e soprattutto non debba lottare perché venga fatta giustizia.